La loggia di San Sebastiano, situata nel centro di Ovada, è raggiungibile percorrendo lungo Stura Udini. Di costruzione prettamente romanica, essa viene edificata con molta probabilità negli anni attorno al 1000, su una preesistenza del IV secolo nella quale, secondo la tradizione, si era fermato a predicare Sant'Ambrogio durante un suo viaggio in Liguria. Svolge in origine il ruolo di chiesa parrocchiale di Ovada, con il nome di Santa Maria, mentre oggi è uno spazio pubblico usato per eventi culturali. La costruzione originale è in stile romanico semplice, con tetto a capanna ed una sola navata. Nel XIV secolo la costruzione viene ampliata grazie all'aggiunta delle navate del campanile. La chiesa, chiusa al culto dal vescovo nel 1791 per la sua decadenza, viene sconsacrata, gli arredi smaltellati e destinati ad altre sedi. La navata destra viene ceduta alla Confraternita della Santissima Trinità, che vi costruisce lo scalone che porta al piano dell'oratorio della Confraternita stessa. La navata centrale e quella di sinistra sono trasformate nell'oratorio di San Sebastiano, sede dell'omonima Confraternita, esistente fino al 1825. Il campanile viene usato come prigione dal comune. Lungo i muri perimetrali del XIX secolo, vengono praticate tre grandi aperture ad arco, due laterali ed una frontale, che trasformano l'edificio in loggia pubblica, da cui il nome odierno, in sostituzione di quella esistente al centro di Piazza Mazzini, demolita nel 1855. Tra la fine dell'Ottocento ed i primi decenni del Novecento, la loggia è usata come mercato coperto di frutta, verdura e boccioli da seta. Una prima serie di restauri, recentemente effettuati, ha riportato alla luce affreschi pregevoli, tanto che oggi la loggia è utilizzata come luogo espositivo per mostre, ma anche come spazio per convegni e conferenze. La funzione della loggia, nata come chiesa, è testimoniata dalla presenza dell'abside, dove troviamo una piccola semplice acquasantiera, scolpita dietro l'ingresso laterale. Alla base della torre campanaria si può osservare una lapide in pietra, che porta la data dell'8 settembre 1391 e da cui si può dedurre che l'edificio in tale epoca sia stato rifatto ed abbellito sia all'interno che all'esterno. All'esterno, sulla parete sinistra, si possono notare, incise nella pietra della facciata, due unità di misura che potrebbero corrispondere al braccio e alla mezza canna, unità di lunghezza usate come misure ufficiali in Ovada durante il Medioevo. Ed ora entriamo nell'edificio. Lungo la parete della navata sinistra, così come sulle colonne della navata e nella nicchia del campanile, è possibile vedere tracce di affreschi, ritratti di santi e beati in stile gotico su uno sfondo decorato. L'analisi stilistica indurrebbe a ritenere tali opere del XIV secolo, ma la loro posizione lungo la parete sinistra, costruita nell'ampliamento proprio effettuato alla fine di tale secolo, suggerisce una datazione verso la prima metà del XV secolo. Da sinistra verso destra troviamo prima un probabile San Vincenzo, poi un frammento di Santo e Madonna con bambino, deturpati per l'apertura di una porta laterale. Santa Lucia, Cristo di Passione, San Giacomo Minore e la Maddalena, San Giorgio che uccide il drago, tenuto dalla principessa con una corda, Madonna con un bambino, un San Martino lacunoso nella parte sinistra e in basso. Appartiene probabilmente alla stessa serie anche la frammentaria Decollazione del Battista. Gli oggetti sacri ed i mobili, dopo la sconsacrazione, furono acquistati dalla famiglia Spinola, la quale li donò alla chiesa dell'Assunta, che era in costruzione al tempo. L'altare principale, un eccellente lavoro con mosaici in marmo rosso e bianco, con l'emblema della città, fu spostato nella chiesa di San Domenico, dove lo possiamo trovare tuttora. Un altro altare nello stesso stile, ma di minore qualità artistica, è usato oggi come battistero della chiesa. Fino all'Ottocento, la chiesa era inoltre ricca di lapidi e sepolcreti, che vennero rimossi quando fu soppressa la confraternita di San Sebastiano e l'edificio trasformato in loggia coperta per il mercato. Una delle lapidi rimaste, oggi collocata nella chiesa dell'Assunta, vicino all'ingresso laterale sinistro,
ricorda l'epidemia di peste bubbonica del 1348, che uccise i 4/5 della popolazione ovadese.